Paranormal. Oggi quell'uomo vi racconterà di quella volta che quei bambini si persero nella foresta africana e incontrarono il Moelen-Bembe. Innanzitutto, Moelen-Bembe è una specie di dinosauro, brachiosauro, che vive in Congo, secondo gli africani, una leggenda che però viene affermata in varie situazioni. Ma ora passiamo alla storia. Questi bambini andarono con i propri genitori in questa foresta perché persero il loro cane. Erano padre, madre, due sorelle e un maschio, cioè il fratello. Partirono di mattina senza dire niente a nessuno perché il loro cane era scomparso. Andarono in questa foresta, ignari di niente perché non erano del luogo. Erano visitatori e non sapevano la leggenda del Moelen-Bembe. Uscì. E quindi andarono, non sentirono niente. Lo chiamarono il cane, ma non lo videro, non lo sentirono e non gli rispose. Grazie al cazzo è un cane, ma non ha fatto nemmeno bau. Più avanti trovarono delle tracce di sangue e delle impronte per terra e degli alberi, diciamo, spaccati in due e per terra. Questi chiesero tramite telefono, ma la linea non c'era. Non c'era campo. Avanti incontrarono una specie di rinoceronte. Morto, schiacciato, con la testa frantumata. Le tracce erano ancora fresche, sanguinava ancora. Andarono più avanti i bambini terrorizzati. Il padre cercava di consolarli, ma era terrorizzato anche lui, aveva la merda nei pantaloni. Sentirono dei versi nella foresta che non volevano sentire. Come specie di ma molto più forti. Videro l'acqua di una pozzanghera tremare. Videro i cerchi dell'acqua che si allontanavano dalla pozzanghera. Sentirono tremare il pavimento, la terra. Videro in lontananza degli alberi che cadevano, che venivano buttati a terra con grande vorace. C'era un bambino che piangeva, ma non bene l'aveva sentito, stava andando verso di loro. Arriva il Moelen-Bembe davanti ai ragazzi e alla famiglia. I genitori cercano di scappare, ma vengono schiacciati. Rimangono le sorelle e il bambino. Il maschio, che era piccolino, il maschio dice alla sorella: guarda, un dinosauro. Non avevano fatto in tempo a dirlo che venne schiacciato anche lui. Le sorelle scapparono, cercavano di arrampicarsi sugli alberi come dei calabresi. Li buttò giù e morirono. Nessuno sa ancora. È ancora riuscito a trovare i cadaveri di questa povera famiglia. Nessuno ci è ancora riuscito. Cioè, andate all'FBI. Non hanno avuto il coraggio dopo che due uomini loro furono ammazzati anch'essi dal Moelen-Bembe. Moelen-Bembe vive in solitudine. Non si sa se ancora questa leggenda è vera, però è l'unica cosa che combacia con il resto della storia. E detto questo, ragazzi, lasciate un mi piace, condividete il video. E detto questo, da Harry, con la mamuscio, è tutto. Ci vediamo prossimamente in un nuovissimo video del boss del paranormal. Ciao bucaioli!